Allora, eccoci di nuovo qua. Ci fermiamo un attimo del parlare della Roma. C'è il derby, ci sarà il derby Lazio-Roma domenica alle ore 18 qui allo Stadio Olimpico. Ne abbiamo parlato con diverse persone. Intanto, noi usciamo da Roma e andiamo verso il nord Italia. Andiamo in quel di Genova. Perché dopo Bologna-Genova, noi abbiamo la rubrica M91 Genova condotta da Marco Vollese, ci sarà poi Genova-Verona, che è una bella partita, credetemi, sarà molto divertente. Poi finalmente il fondo americano è arrivato, ha detto che farà entrare gratis le persone allo stadio, insomma, non lo so poi se corrisponderà al vero, se è stata solo un'enfasi eccessiva o che sia. Diamo il buon pomeriggio all'amico Marco Vollese, ciao Marco! Ciao a tutti, ciao Roberto. Allora, Marco, è un Genoa che insomma ancora ha un carattere indefinito. Come hai detto te nel nostro editoriale sulla vendita del Genoa, si è chiusa l'era Preziosi, però adesso i fatti, perché prima magari a Preziosi sono state attribuite anche a ragione responsabilità su responsabilità, adesso la proprietà a Preziosi non c'è più, ma è ora di rimboccarsi le maniche o no? Sicuramente sì, adesso vabbè che sono appena arrivati, il comunicato c'è stato ieri, però c'è da lavorare giustamente. Dopo 18 anni Preziosi se n'è andato, dico finalmente, e adesso speriamo in un futuro più roseo. Beh, certo, anche perché, insomma, voi tifosi, come hai detto benissimo te, gli avete anche perdonato quel fatto di quella valigetta maledetta che vi ha portato, se non vado errato, in Serie C. Serie C, sì. E poi Dopo grazie. Genoa, Venezia. Cioè, perché tu per comprare un giocatore ti dovevi portare la valigetta con i contanti, non potevi fare una fideiussione bancaria, un bonifico bancario, che ne so, qualche altra Ma operazione. infatti ci sono Ma cose dai, troppo strane. Cose troppo strane, voci che girano, che non sto a dire perché. no, anche perché siamo a microfoni accesi, se non diamo delle prove, No, infatti. non possiamo parlare perché se ne conoscono tante di favole su quella valigetta famosa, però Sì. rischiamo qualche querela che non è giusto che prendiamo, perché visto che ci vogliamo divertire a parlare, a fare Infatti, però radio. gliel'abbiamo perdonata. Oh. Gliel'abbiamo anche Senti un perdonata. po', allora, siccome io qui fungo da esterno, perché il presentatore è sempre esterno, però sulla Roma sono parte in causa, chiaramente. Bologna-Genova io non t'ho sentito tanto soddisfatto, però è un 2-2 che ci può stare, è un punto prezioso da Bologna, o no? Sì, potevamo, secondo me potevamo fare di più, perché abbiamo giocato benissimo i primi 20 minuti, ma poi basta. Poi ci siamo messi tutti indietro. Per vedere giocare bene il Genoa, dovevi prendere la Berna. Quando ha subito il gol, subito in attacco. Ha fatto tutta la partita, non aveva aspettato di subire il primo gol. Sì, perché io Poi abbiamo rischiato di perderla anche. vero, rivedendo la partita da esterno, io ho avuto la stessa tua identica sensazione, no? Avessero impostato sempre un gioco propositivo, io penso che il Bologna prendeva un'altra, non dico sonora sconfitta come contro l'Inter, però avrebbe perso di misura contro il Genoa, perché il Genoa, secondo me, è di caratura superiore, poi posso pure sbagliarmi, eh. Sicuramente il Genoa è superiore al Bologna, anche come giocatori. Solo che non lo so, è già la terza, quarta partita che giochiamo così. Giochiamo magari bene i primi minuti e poi arretriamo col baricentro. È successo a Cagliari, è successo con il Napoli, con la Fiorentina proprio non abbiamo giocato. È successo a Bologna. I giocatori ce li ha e gioca. È anche il modo di giocare di Ballardini è sempre stato così, diciamocelo. Non è un tipo alla Gasperini che si gioca le partite. Infatti io personalmente ho un sogno, voglio bene a Gasperini, lo ringrazio per quello che ha fatto, ma adesso con la nuova proprietà io sogno il ritorno di Gasperini a Genova. È il mio sogno. Ci Dovrai sta. aspettare che si chiude il ciclo dell'Atalanta, non prima. Perché Sì, lo so. non è detto perché sta scricchiolando che adesso si chiuderà subito, perché poi correranno ai ripari la società bergamasca, adesso
è salita di importanza e di rilievo, per cui troverà le contromisure. Però si sa bene che Ballardini pensa prima a non prenderle e poi magari a tentare di fare un gol più degli avversari, questo sì. Non è che Ballardini ha stravolto il suo credo, è quello. No, no, è il suo modo di giocare, prima non prenderle, poi... però i punti li fa, con le squadre alla portata li ha sempre fatti. Sì, 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 è vero. Con l'Italia, ha fatto la buona, però quando le big non se le gioca mai. E per quanto, ecco, allora, e per quanto riguarda Genoa-Verona, io penso che non sia una partita così semplice, o no? Partita dura, durissima, anche perché hanno cambiato allenatore. Si giocherà. Non volevano Di Francesco, non lo volevano a Verona. Si giocherà sabato 25 settembre alle ore 20:45. E poi io già che l'ho visti giocare contro la Roma, secondo me Tudor ha dato un qualcosa in più a livello di calore chiaramente psicologico. Rispetto a Di Francesco, che è più freddo, cioè Di Francesco, il credo calcistico Di Francesco è quello, in un zemaniano puro, fa quello. Stop. Invece Tudor ha modificato qualcosa, consiglia di più i giocatori, l'ha esortati, pure quando perdevano, nei momenti che stavano perdendo contro Roma, gli ha detto forza, ha incitato quello che un Di Francesco invece rimane più freddo, più distaccato. Magari i giocatori del Verona ne hanno risentito, perché io ho visto questi giocatori del Verona, con tutto che lasciano il tempo che trovano rispetto a campioni più affermati, ci mancherebbe altro, però io l'ho visti trasformati, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ha portato grinta, fiducia. Sappiamo che Tudor è un tipo sanguigno, anche quando giocava si vedeva che era di un altro livello quando era nella Juventus. È vero, e dà grinta lui alla squadra. Di Francesco, anche a me, è sempre serio, ha dato quell'impressione di, non lo so, non c'era feeling con i giocatori. Parliamoci chiaro. Terzo quarto esonero che prende Di Francesco, di fila, negli ultimi quattro anni, Sì, perché praticamente Di Francesco ha avuto la sua apoteosi fondamentale nel Sassuolo. Due anni nella Roma gli hanno scippato la finale di Coppa dei Campioni, ma lì non poteva farci assolutamente nulla. Il terzo anno è stato giustificato perché Pallotta gli aveva smantellato la squadra, questo è fuori discussione. Però Di Francesco, non lo so, ha dei limiti, mi sembra la fotocopia di Zeman. Io Zeman ricordo, intervistato da me quando stavo in quel di Televita, quindi risale nella notte dei tempi, quando disse: Zaghi Aldair, certo, due ottimi campioni come difesa centrale, ma lo stesso schema si può applicare con Pivotto e Servidei. Noi tutti che stavamo in sala stampa siamo rimasti a guardarci, perché con tutto il rispetto umano per i cittadini, Pivotto e Servidei, due calciatori mediocri come Pivotto e Servidei non possono essere paragonati a Zaghi e Aldair. Mi sbaglio io? No, assolutamente. Di Francesco, essendo uno zemaniano, chiaramente sta su quel filone. O c'è Tizio o c'è Caio, si deve giocare così. Perché poi, ecco, andavano troppo all'arrembaggio, la difesa del Verona era altissima e via discorrendo. Tornando invece al Genoa, allora, abbiamo la proiezione, caro Marco, di come potrebbe giocare il Genoa di Ballardini. Vediamo subito Sirigu in porta, che è un ottimo portiere, secondo me ancora ne deve, cioè, è di ottima qualità. Poi i tre di difesa, Van Eusden, se si dice così, Maximovic e Criscito. I cinque di centrocampo, Cambiasso con una S sola, perché qualcuno dice Cambiasso o lo fa passare per il figlio di Cambiasso, non è, è Cambiasso, Touré, Badelli, Rovella e Fares, o Fares che dir si voglia. I due d'attacco, con uno più distaccato che è attaccato al centrocampo, e Pandev, e destro che farà la punta centrale. Quindi Sirigu, Vanessa, Maxisovic, Criscito, Cambiasso, Touré, Badelli, Rovella, Fares, Pandev e destro. Buona formazione, oppure c'è qualcosa che non torna? No, penso che sia questa. Può darsi che metta Callon al posto di Pander, bisogna vedere, uno dei due, comunque è questa, 3-5-2, speriamo di vincere, perdono i tre punti assolutamente. Anche perché in classifica come sta il suo Genoa?
Ma è a 4 punti, la decima è a 5. Siamo ancora tutte lì. Mi pare che pure la Juventus sia da quelle parti, o mi sbaglio? Sì. Se non sbaglio siamo sopra la Juve, quanti? No, la Juve ha 5 punti. Esatto, ce n'è uno di più. Sì. Ce n'è uno di più, dai. Vabbè, però tutti sono sicuri che la Juve si riprenderà. Il Genoa è ancora qualcosa, non dico di misterioso, però converrebbe a sto punto cambiare l'allenatore e trovare uno più battagliero, oppure si rischia veramente dopo di andare in zona retrocessione? Beh, uno libero battagliero ci sarebbe Gattuso. Adesso problemi di soldi non ce ne sono più, perché questo fondo ne ha. Sì, è vero. Ha detto che vuole investire, che addirittura, vabbè, nel giornale parlavano di Europa, e li capisco anche, perché l'unico modo che un fondo, anche un imprenditore, ha di guadagnare nel calcio è andare in Europa. Sì, certo, sì, se stai in Serie A a giocarti la retrocessione, tu non guadagnerai mai nel calcio. Guardate l'Atalanta ha dato i centri e si è fatta lo stabile. È vero. Ma a suo punto sarebbe stato necessario tenere Scamacca al centro dell'attacco genovano? Sì, io l'avrei tenuto, è il mio preferito. Anche per me perché Scamacca è fortissimo. Allora io ti dico che quando è partito dalla Roma primavera non era così forte. Poi, sentendo te l'anno precedente, Scamacca, cioè proprio un lavaggio di testa, e fammi andare a vedere Scamacca. È vero. Oddio. Caspita, ha ragione Marco Follese, che poi vedendolo all'Olimpico con la maglia del Sassuolo, perché aveva sostituito Raspadori infortunato, caspita ragazzi, il ragazzo ha fatto progressi da gigante, perché poi c'ha uno scambio rapido destro-sinistro da paura, oltretutto è alto, se non vado errato 1,94 mi dicono, ha uno stacco di testa che è clamoroso. Poi c'ha il tiro, il gol annullato, quello per fuori gioco, ha fatto un gol pauroso. E meno male che stava fuori gioco, meno male. No, era fuori gioco, netto. Però, hai visto la tecnica? Sì. Io stravedo per questo ragazzo. Secondo me sarà il prossimo attaccante della nazionale. Ecco, perché sicuro. Poi quando devi tenere un Immobile che nella Lazio fa il punto di riferimento, va tutto su di lui. In nazionale deve manovrare, ma Immobile non è un centravanti di manovra, è un centravanti vecchia maniera. No. Allora poi ti devi adeguare mettendo Insigne centravanti falso, quello falsa alla sinistra, tutti falsi. Cioè, cerchiamo di trovare gli attaccanti idonei per la nazionale. Oh, per quanto riguarda invece il Genoa, rimaniamo sempre sul Genova. Pandev e Destro ormai sono loro la coppia d'attaccanti, o qui c'è bisogno di vedere qualche cambio? Purtroppo manca ancora Cartedo, che è rotto. Ma che ha cosa, scusami? Ha problemi ai flessori, ha fatto le visite, non è niente di grave, ma anche per domani non è convocato. È un'incognita, Ma quando il titolare sarebbe lui, quando ha fatto le prime visite mediche era un giocatore idoneo, però sì, stava bene, dopo si è fatto male praticamente. Ma si è fatto male, c'ha questo problema flessore. Non è niente di grave, non si è rotto niente, solo che anche domani non è convocato, è una senza pesante, perché Caicedo vale, sì. Anche se adesso, signore, questo Fegna, da noi Fegna, sì, ha giocato tre partite e ha fatto due gol. È risuscitato, sì, c'è la risurrezione di Mattias Destro, che sembrava ormai sul viale del tramonto, invece eccolo là. Allora, Medalla, adesso la formazione del Verona, che sarà un 3-4-1-2, Montipò tra i pali, Davidovic, è sparito, eccolo qua, Davidovic, Gunter e Magnani, quindi questi sono i tre di difesa, i quattro di centrocampo, Faraoni, Tamezze, Ilic e Lazovic, il trequartista è Barak, e le due punte sono Caprari e, attenzione, torna a essere titolare dal primo minuto il signor Kalinic. Che ha fatto due gol a Palermo, se non sbaglio. E quindi bisognerà, insomma, prendere questa partita con le molle, no Marco? Non è che io dico che il Verona vincerà sicuramente, assolutamente no. Però il Verona è rigenerato da Tudor. Io spero che Gasperini sappia... Sì, Gasperini. Oh, l'ho detta pure io, Che Ballardini sappia rigenerare anche i suoi.
cioè, che sappia imporre la logica del campo. Oddio, con Gasperini questo sarebbe un Genoa già che cominciava a veleggiare, eh? Vabbè. Ce l'abbiamo tutti nel sangue, nel cuore, Gasperini che sì, sta facendo bene con l'Atalanta, ma tutti lo rivediamo sentimentalmente al Genoa, chissà com'è. Gasperini quando è andato via da Genova l'aveva detto, un giorno mi piacerebbe ritornare. Se n'è andato per Preziosi, che li vendeva tutti. Per Eh sì, beh, vabbè, questo. io sfido chiunque, no? Tutti gli allenatori che sono venuti a allenare il tuo Genoa poi se ne sono andati, insomma, io spero E che c'è un adesso. altro allenatore libero che mi piacerebbe, te l'ho detto, Gattuso. C'è libero Gattuso, eh. Vabbè, ma Anche se a Genova, te la do in anteprima, mi è arrivata una news che se dovesse saltare Ballardini, cede Rossi. Ma De Rossi agli inizi è sperimentale. Però è un Gattuso è già rischio. collaudato, se non altro, Caputo è l'anica allena De Rossi, però ne parlano tutti bene come di De Rossi Sì, allenatore, eh? Tutti. per carità, però siamo agli inizi. Tu Non che vorrei che sei il facesse la fine Genoa, poi di Pirlo. allora tu che sei il Genoa e ti devi salvare perché tu punti a quello, no? Poi se è qualcosa di più ben venga, ti devi salvare con un navigatore ormai esperto. De Rossi ti può far fare il salto di qualità, ma se non imbocca la via giusta, la squadra scende di classifica. Non Sì, ho detto che non però sia un che bravo non è. allenatore, però manca di quell'esperienza che dovrebbe fare da qualche parte per farsi le ossa come allenatore. Sì, poi dovrebbe prendere, secondo me, la squadra a luglio, fare il precampionato. Prenderla così è rischiosa, quello ti do ragione. Gattuso è già più esperto. Sì, Gattuso potrebbe arrivare in corsa. Poi magari i fatti ci smentiscono, Ballardini comincia a trovare un filotto vincente e Ballardini non se ne va più praticamente. Io lo spero, glielo auguro. Tanto Ballardini è abituato che viene esonerato, si mette fermo da casa sua, si comincia a vedere le partite, poi se la squadra va male lo richiamano al Lo volo di corsa e richiamano. Ballardini arriva. È sempre Sì, stato è così, sempre insomma. stato così, 4 volte. È vero. Quattro. Un flash invece extra Genoa, Lazio-Roma, come la vedi? Partita bella. Più forte la Difficile da Lazio o più parte di forte... tutte e due. Più forte è la Roma, non c'è paragone. Andiamo a vedere gli 11 e l'allenatore, non c'è paragone. Però è un derby. Quindi Vediamo nella Roma. sfugge a ogni logica, no? Sì. È vero, vedremo Però un po'. la Roma, poi vabbè, Mourinho li caricherà a 1000. Peccato Sì. per l'espulsione ieri di Pellegrini, che poi non c'era nemmeno. Ecco, apposta, tu che sei super partes, perché a noi ci hanno accusato di essere troppo partigiani, no? E io più l'ho rivista e più la seconda ammonizione non c'è, non esiste. Ma non c'era, ma poi gli arbitri lo sanno chi sono i giocatori di fila. A 2 minuti dalla fine e chiudi un occhio, non è che abbia fatto questo fallo eclatante. Oh, però Dai. mi dicono che durante i 90 minuti regolamentari c'erano state diverse interpretazioni da parte del capitano della Roma e dell'arbitro che erano venuti sempre a dei confronti, insomma, della serie. Guarda che era andata così, stai zitto che io sono l'arbitro. Non vorrei che era stato preso sotto tiro. Preso di mira E nella alla prima prima occasione, occasione il secondo dubbia. giallo, chiaramente salta il derby. E senza Beh. Pellegrini si spegne una luce fondamentale per la Roma, no? Sì, perché poi è importante, quest'anno Pellegrini, una cosa pazzesca, È con vero. Mourinho, pazzesco. Tornando al Genoa, invece, il giocatore di punta chi è adesso? Perché noi che non viviamo tutti i giorni il Genoa, chi è il punto di riferimento di questa squadra in campo? Bella domanda. Allora, giocatore sulla bocca di tutti che sta facendo un campionato, inizio campionato, stratosferico e cambiato. Sì. Ragazzo di 20 anni che è arrivato dalla cantera del Genoa, è un terzino, può giocare sia a destra che a sinistra. Questo ragazzo è veramente forte e fa la strada. Poi il leader, io vedo Criscito e Sirigu. Sì, sono i due Sì, giocatori
a più esperti. Ma Simovic si è inserito, si è trovato bene in questa squadra, secondo te? Massimovic benissimo, non ha fatto toccare palla a Vlaovic e ad Arnautovic Ecco, martedì, insomma, due giocatori. e sono due validi attaccanti, soprattutto Vlaovic. Quindi vuol dire che il difensore ancora c'è, e forse troppo facilmente il Napoli se ne è privato in favore di Manolas. Io avrei ceduto Manolas e tenuto Maximovic, come la vedo io, però io non Io avrei sono fatto toccare, avrei l'allenatore. dato via Manolas, avrei tenuto Massimovic. Sì, è vero. Non l'ho capita, boh, chissà, magari Marco, hanno. allora noi ci aggiorniamo al tuo prossimo appuntamento, anche perché sei diventato il faro della radio per quanto riguarda il Genoa e anche per altri sport, perché io ricordo che su RDA Radio 1 e sulla piattaforma Web Radio Associate Marco Follese non parla solo di calcio, perché potrebbe parlare di tutte le squadre di calcio, non solo di quella della quale è tifoso, ma parla di ciclismo, di tennis, di Formula 1 proprio con dovizia di particolari, e poi dove va a vincere l'Italia, lui si inserisce, trova la curiosità, la notizia, ti fa riflettere, ti fa ragionare, insomma, un modo originale di portare avanti degli editoriali, e noi di questo siamo molto contenti, nonché soddisfatti, e ti ringraziamo immensamente, anche perché giova ricordare che RDA Radio 1, facente parte delle Web Radio Associate, è una radio associativa, onlus no profit. Quindi tutti coloro che partecipano lo fanno a scopo di hobby e di volontariato. Ragione per la quale benvengano di queste persone che portano il loro contributo, perché noi abituati tutti ai giornalisti famosi, ai Soloni, ai filosofi, noi abbiamo scelto la strada della gente normale, della gente che possiamo incontrare tutti i giorni per strada. È stato casuale l'incontro con Marco, grazie a Gloria Vaida, chiaramente. E da lì è nata una collaborazione anche umana, non solo radiofonica, dove abbiamo visto che questo ragazzo, perché per noi che siamo ormai di 240 anni, Marco è un ragazzo, ha 40 anni di meno, beato lui. E come magari? Scusa, se hai 40 anni, io ne ho 90, so 50, insomma, Allora, dicevo, e quindi siamo contenti che sia nato questo idillio che poi spazia sullo sport a 360 gradi. Marco Follese, grazie. Io per il tuo Genoa auguro ogni positività. Se devi fare scongiuri, falli poi tranquillamente nel silenzio e nel privato. Mi stanno scrivendo da Verona che, secondo i tifosi scaligeri, almeno alcuni che si definiscono tali, non ci dovrebbe essere partita perché il Verona passa per 3-1 a Genova. Tutto può succedere, eh? Se Facciamo gli finirà 1-3, scongiuri. sentiremo un agguerrito Follese che ne dirà veramente di tutti i colori a quel punto. E a quel punto dovresti cambiare l'allenatore, perché se no non ci siamo. Se perde domani. Poi vedremo, può darsi pure che Ballardini tiri fuori qualche giocata magica e il Genoa sia la protagonista della partita. Però una bella partita che io direi, visto che poi il derby nostro ci sarà domenica alle 18, sarebbe una partita da seguire, perché tutti seguire Juve, Milan, Napoli, seguiamo ogni tanto pure qualche altra squadra. Genova e Verona per me sarà una partita, secondo me, molto divertente, e ti dico, non lo so chi vincerà, ma saranno segnati più di 3 gol in questa partita. Quindi secondo me finirà un 3-2, un 4-3, un 3-1 e via discorrendo. Non so chi segnerà di più, alzo le mani, però con un bel fiume di gol. Tu pensi che sia una partita con molti gol? Sì, l'anno scorso, anche l'anno scorso era finita 2-2, Sì. bellissima, una delle partite più belle del campionato. Sì, sono d'accordo Oh, con qua te. l'Otelma della nostra radio. Otelma, mo è uscito il mago. No, il mago Otelma, lasciatelo lì. Il conte Marco Belelli, grazie. Allora, il nostro piccolo Otelma ha detto che la partita finirà 3-2. Non sa se per il Genoa o per il Verona. Così sono tutti capaci, però la profezia mi deve dire che vince. No, 3-2. 3 Quindi a 2. 3-2, 3-2 il Genoa. No, 3-2. Cioè, il risultato finale è 3-2 o 2-3. Fai te, Marco. 3 a 2. Vai a giocare da 1 a 5 gol, eccolo lì che la scommessa è presa, insomma. Vero, Marco, un grande abbraccio e un saluto un a tutta la abbraccio a tua tutti voi. famiglia. Grazie, Marco. Grazie. Ciao, Marco. Ciao, Grazie, grazie. ciao, ciao. Ciao.